C'è poco da dire, oppure tanto da dire, nella presentazione di questa puntata di Acapulco on the Beach, perché con noi non solo abbiamo un regista bravissimo, un attore bravissimo, ma abbiamo una persona con cui davvero poter parlare di tutto. E siccome Acapulco on the Beach ha i colori biancazzurri del calcio, magari del Pescara, perché no? Possiamo anche sconfinare nel calcio con Milo Vallone. Love is in the air. Every sight and every sound. Milo Vallone, ma poi tu alla fine Totti l'hai conosciuto oppure no? No, Totti di persona no, ho conosciuto un giovanissimo Totti che era poi l'attore che interpretava Francesco Totti, Pupone, Pupo, perché era un ragazzino e nella scena appunto lo premiavo, ma il capitano non mi è capitato. So che andava sul set spesso, però chiaramente seguiva un po' più le scene, anche quelle un po' più delicate con Spalletti, non è stato presente tutta la produzione, per cui non mi è capitato. Partiamo da questo, no? Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Milo Vallone ha avuto una parte, no, nella serie televisiva dedicata a Francesco Totti, Speravo de morì prima, e Milo Vallone era un... no, serioso no, ma era un presidente della squadra di calcio in cui Totti militò all'inizio della sua carriera. La Fortitudo, la squadra di calcio che, nella quale appunto sempre una squadra capitolina, Totti non si è praticamente poi mosso da Roma anche in giovanissima età e poi da lì nascono insomma le varie vicissitudini e vicende del fuori classe che era, ma insomma da ragazzino la scena proprio io lo premio due volte sostanzialmente, siamo a un piccolo torneo e lui ha questo flashback, Totti ormai grande, e ricorda quando da piccolo l'imbarazzo di ricevere questi premi perché fortemente timido, e sale sul podio per ritirare il premio come miglior capocannoniere, ritorna al suo posto, poi si passa avanti con la premiazione, si premia il miglior giocatore, risale Totti per la seconda volta, due premi su due, già cosa aveva, forse 11 anni, 12 anni. La tua carriera è davvero molto vasta, parleremo anche di altre cose, no? Però sicuramente quando si parla di calcio, si parla di Totti, immagino che la tua partecipazione avrà destato molta curiosità, per di più in un periodo in cui per chi fa il tuo lavoro era un periodo molto molto difficile, no? Il periodo del Covid, il periodo in cui non si lavora, quando si riapre, che facciamo? Sì, è stato insomma un anno e mezzo davvero orribile per tutti, ovviamente. È chiaro che noi lavoratori dello spettacolo siamo stati il settore o tra i settori, insieme magari anche alla ristorazione, comunque tutto il settore del tempo libero, che sia spettacolo o turismo, quello sicuramente più colpito. E devo dire la sincera verità, dentro questo c'è stata una grande solidarietà da parte di alcune associazioni di categoria, perché davvero sì, cioè non lavorare, non aprire bottega per un anno e mezzo, dopo un pochino come dire, le difficoltà reali sono iniziate a far sentire un po' per tutti, e anche lo Stato in qualche misura ha tardato un po', ci eravamo preoccupati nei primi mesi perché sembrava che insomma anche loro sicuramente sono stati colti così, una sorta di... Non si erano organizzati al meglio per fronteggiare tutto ciò che è derivato da tutti i punti di vista. Noi lavoratori dello spettacolo ci siamo sentiti un po' abbandonati. Io stesso ho creato una federazione che si chiama EQUA, Enti Culturali Autonomi, insieme ad altri, insomma su tutto il territorio nazionale, ad altri colleghi abbiamo dato vita a un po' di movimento per bussare un po' alle porte e chiedere quello che abbiamo chiamato un salvagente, nel senso che ci rendiamo conto di tutto. Il nostro motto era ed è nessun chiuda, nel senso che affinché ci sia poi la famosa ripartenza che ci auguriamo ormai essere alle porte, tutti possano essere i nastri di partenza per poter riaprire e che nessuno si sia perso per strada. E questo, grazie al cielo, sembra in larghissima misura sia accaduto. Poi tu non sei uno di quelli che vanno a fare i provini o per forza a bussare a determinate porte, sei stato cercato anche per questo ruolo di presidente della squadra giovanile di Totti.
Sì, Paolo, io non, ho scelto una carriera che mi consentisse in qualche misura di apporre anche delle firme ai lavori che faccio, esserne anche regista, esserne coautore, esserne, cioè essere, ho scelto un po' più la carriera artistica. Questo in linea di massima un po' sacrifichi, non dico il successo perché poi, come dico sempre, riuscire a campare di un sogno e magari far vivere anche altre persone con un entourage di persone che collaborano con me è già la prima forma di successo. La realizzazione di un sogno è già l'apice di quello che puoi aspirare, a ciò che puoi aspirare nella vita. Poi sono vari gradi di popolarità. E questo è un altro percorso, lo dico spesso anche ai ragazzi a scuola, scegliete se volete essere degli artisti o se volete essere popolari, perché i percorsi non sono proprio identici. Poi talvolta capita anche che la vita ti dia una fortuna, per cui in una carriera artistica, come in tanti colleghi illustri, si inanelli anche un qualche grado di popolarità, ma quello lo fa molto il caso. Tu sei più artista che popolare? Io direi che tu sei sia artista che popolare, però in realtà tu ti senti più artista che popolare, mi pare di aver capito. Dipende dal raggio d'azione, sicuramente sul territorio al quale ho dato molto e opero, che è quello di Pescara, provincia, l'Abruzzo, raggiungo anche certi gradi di riconoscibilità, diciamo. È chiaro che su tutto il territorio nazionale si disperde questa gradazione di riconoscibilità, cioè vado a fare la spesa a Vercelli, non mi ferma nessuno. Però se la fai a Pescara. Sì, mi capita di ricevere qualche attestazione, per ora, fino ad oggi, diciamo, di tifo, di complimenti. Sì, a livello teatrale c'è stato un momento, insomma, chiaramente, però il teatro è un'arte che ormai non è più popolare, però sono stato protagonista di importantissimi spettacoli, importantissimi festival, quindi all'interno di una circuitazione di abbonati, di pubblico, anche al di fuori dei confini regionali, ho raggiunto una, ripeto, più che popolarità, riconoscibilità. Però il teatro non è più quello che era nell'Ottocento, insomma, secoli addietro, per cui è un'arte ormai solo per alcuni particolari amatori. Sai che secondo me ci sono degli artisti, dei personaggi su base locale, pescarese oppure abruzzese, che hanno raggiunto una certa popolarità nell'arte qui in zona, ma che poi non sono riusciti per tanti motivi, a volte anche per fortuna, perché no, oppure per occasioni che non sono arrivate, a diventare popolari a livello nazionale o ancora di più. Non so, mi viene in mente Marco Papa, Vincenzo Olivieri, che poi sono tuoi amici, immagino, voglio dire, e qualcun altro, è vero? Sì. Questo sì, diciamo che nel loro caso c'è anche un'implicazione, purtroppo poi per generazionale direi, che è quella, l'implicazione geografica, nel senso che l'abruzzese, essendo comici, ha fatto e fa ancora fatica, adesso forse un po' meno grazie a Gabriele Cirilli, a Maccio Capatonda, che sono state espressioni comunque del nostro territorio e della nostra comicità, che hanno portato finalmente con delle spallate a forza, sono riusciti ad aprire certe vie di appunto anche in questo caso di popolarità del nostro linguaggio. Ma fino a 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, l'abruzzese non era ritenuta a livello nazionale una lingua teatrale, una lingua quindi con la quale poter, anche se buffa, presa in giro ogni tanto, anche in modo bislacco, la si confondeva spesso col marchigiano, però erano attori altri, venendo da altri posti, che facevano la caricatura e l'imitazione dell'abruzzese, il pastore, le pecore, eccetera. Questo non ha mai restituito una vera genuinità al linguaggio proprio nostro, più tipico. Quindi Marco, Vincenzo, credo che straordinari artisti, professionisti, amici, ma anche colleghi, perché ho collaborato con entrambi diverse volte, abbiano sofferto un pochino di questo tipo di pregiudizio, questo quasi sentirci figli di un dio minore. Regista, attore, tu insegni anche in qualche modo questo mestiere. Quando si avvicina qualche ragazzo o ragazza a questo mestiere, diciamo, le prime cose, quelle più generiche, le pillole di saggezza che tu infondi, quali sono? Ma forse la primissima, non so se in ordine cronologico, ma sicuramente la più importante è quella di distinguere la virtù della perseveranza dal difetto dell'ostinazione. Che sono due approcci molto simili, no? Il perseverante, l'ostinato, li immaginiamo tutti dotati di una certa caparbietà, però in realtà sono due direzioni diverse. Cioè, il perseverante è colui che trova difficoltà nel proporsi, nel proporre la propria ipotesi artistica di qualsiasi natura e di qualsiasi tipo, poi non solo nell'arte, ma incontra, come dire, tutto gli grida a favore eppure non ce la fa, cioè riesce a trovare dei sostegni al di fuori di sé, eppure tarda ad imporre la propria proposta. In quel caso consiglio di perseverare,
Al contrario, l'ostinazione è quando tutto ti grida lascia perdere, non sei portato, non sei, come dire, non è la tua strada, non è la tua vocazione, perché comunque è un mestiere anche vocazionale. E a quel punto, allora, siccome la vita è una, bisogna ricordarsi di essere uomini, donne, ancora prima che sognatori e presunti artisti, per cui la vita non te la giocare male, è stato bello, tienitelo come hobby, è assolutamente prezioso, ma non ti ostinare. Mi piace questa cosa, mi piace. Ne vedo tanti di ostinati in giro, sì, sì. Ne vedo tanti. Non è il caso di Luca. Andiamo in spiaggia perché comincia a fare caldino, invece noi ci vogliamo godere un po' di freschezza. Si va. Milo Pallone, adesso facciamo un altro tipo di intervista rispetto alla prima parte. È un botta risposta, perché abbiamo 3 o 4 minuti così da giocarci, botta risposta. Okay. Intanto ti voglio chiedere, fede calcistica? Juventus. Hai fatto il film sulla Roma, su Totti. Avrei voluto fare di Vincodino su Roberto Baggio, mi è capitato quell'altro. Dicevamo prima, non scelgo, mi capita, mi ha chiamato una casting che stimo tantissimo, non potevo non rifiutare, contentissimo di aver partecipato, la speravo di morire prima, però di Vincodino, Baggio. Tra l'altro il protagonista è stato un attore anche pescarese. Tra l'altro un attore pescarese che non conosco di persona perché è dell'ultimissima generazione, molto giovane, ma felicissimo. Doppiamente felice perché è stato molto bravo nella parte, ha reso onore in un ruolo difficilissimo, perché interpretare questi personaggi è quasi una maledizione quando ti propongono quel ruolo, penso che 3 notti non dormi, e bravissimo, quindi felice di trovare un collega sempre all'altezza, felicissimo che sia di Pescara. Il calcio attuale lo segui? Non so, il Pescara calcio con queste brutte vicissitudini che ci hanno portato alla retrocessione in Serie C, le polemiche continue, le vivi? Le vivo no. Proprio no, le seguo molto molto poco, spesso sono un grande appassionato di calcio, in queste settimane diciamo con gli europei sto vedendo partite non solo dell'Italia, il calcio mi piace, credo che sia una grande rappresentazione oltre che uno sport, è una cosa che ha delle allegorie interne fantastiche, lo trovo veramente lo sport più bello, perlomeno come gusto personale, geniale, sono gli uomini che abbiano inventato il calcio, andrebbero a mio giudizio benedetti almeno una volta al mese. E purtroppo lo trovo, dirò, anche un luogo comune, una cosa insomma abbastanza così qualunquistica, però lo trovo tradito da un paio di decenni, nel suo spirito più genuino credo che sia eccessiva l'invasione che tutti sappiamo, e questo me l'ha fatto diventare un po' antipatico nel suo svolgimento, per cui mi sono un po' disaffezionato dal seguire i campionati come facevo magari fino a 15 anni fa. I premi, perché noi intervistiamo Milo Pallone in un periodo molto particolare della sua carriera che comincia ad essere lunghetta, no? Però proprio negli ultimi giorni qualche premio è arrivato, qualcosa sta per arrivare, ce ne vuoi parlare? Sì, per fortuna non sono ancora premi alla carriera, perché lì si è preoccupare, perché magari... Per la cronaca non ha ancora raggiunto i 50 anni, però di carriera ne hai abbastanza. Sì, malgrado i miei 16 anni, che è l'età caratteriale, che mi riconosco, sì. Proprio in questi giorni, diciamo, c'è stato un bel premio a livello internazionale per un film breve che ho diretto e interpretato insieme ad altri attori e scritto insieme a Luca Pompei. Altro... Ciao Luca, un amico. Collaboratore, amico grandissimo e collaboratore storico, abbiamo scritto a quattro mani diverse cose e lo cito in modo particolare perché il premio è proprio la miglior sceneggiatura in un festival internazionale, e si svolge in 3 posti del mondo, New York, il Cairo e Venezia, e... contentissimi, io contento in modo particolare perché tra i premi ricevuti insomma fino adesso nella mia professione non mi era mai capitato di essere premiato per la scrittura, che è una cosa alla quale mi sono affacciato negli ultimi anni, mi piace molto, contentissimo che una giuria di esperti in un contesto internazionale, quindi con dei competitor qualificati e numerosissimi, però che questa giuria abbia posto un sigillo, un alloro su una passione che mi ha raggiunto negli ultimi anni ma che coltivo con molto interesse. L'ultima, prima di andare a fare il solito drink qui sullo stabilimento con Dario e gli altri, il drink beneaugurante, una pillola, ma proprio una pillola su Pescara, sulla pescaresità, su quello che abbiamo intorno, magari lo facciamo sapere un po' a chi non c'è qui. Beh, una pillola è difficile perché ci sono tante cose, io una parte della mia carriera l'ho interamente dedicata a lavorare per il territorio, non sul territorio perché faccio un lavoro che mi porta in giro ovviamente, ma come nell'esempio di Padre Vostro, questo film breve che ha ricevuto questo premio, questo ha cast e troupe completamente abruzzese, location completamente abruzzese. Ho fatto un altro film, lungometraggio che è Nemici, che vede sì la partecipazione di Pippo Franco, Sandra Milo, Andrea Roncato, delle guest, ma interpretano se stessi, quindi erano indispensabili che ci fossero loro. Il resto
del cast e della troupe è completamente abruzzese, come le location, e così un po' per tutto, anche per il teatro, che è l'attività che ho frequentato di più negli anni. Quindi sono tantissime le cose da esaltare nel nostro territorio, cerco di dare il mio contributo lavorando da ormai qualche decennio, e a tal riguardo abbiamo poi insomma anche importanti iniziative. Dicevamo stagione di premi, c'è il premio Flaiano, possiamo dirlo, che insomma sono attore di una di un docufilm che è stato premiato, il docufilm su Liborio, è il libro di Remo Rapino, che ha vinto il premio Campiello l'anno scorso. Abbiamo realizzato un docufilm in cui io faccio una parte che insomma mi vede interpretare proprio questo protagonista Liborio, e quindi tra insomma arte fatta, operatori, abbiamo un premio Campiello, abbiamo grandissimi talenti, artisti, professionisti, un premio internazionale come il premio Flaiano, all'Abruzzo non manca nulla, solamente un po' di sale in zucca, se posso dire, questa cosa tarda ad arrivare da parte talvolta magari di chi organizza e amministra le ricchezze che abbiamo. Finora in queste prime registrazioni di Acapulco on the Beach stagione 2021 abbiamo avuto ospiti uomini, però non temete, perché nelle prossime puntate, ci stiamo già lavorando, avremo anche ospiti donne. Ciao da Paolo Sinibaldi, immagini e montaggio come sempre Luca Romano, la TV Lab.